Passo la... Beh, ma si vede taglia? Allora, in nome di Dio, taglia! E taglia! Io ringrazio tutti i presenti, in particolare modo un saluto particolare e un grazie particolare al vice sindaco Ernan Zenaro. Io porto i saluti del presidente del ciclo nautico Corrado Perini, attualmente impegnato alla ricerca del vento, perché sta facendo delle regate, e di tutto il consiglio direttivo del ciclo per aver accettato la proposta di EMA di fare la sesta tappa della mostra d'arte Expo. Cosa dire? Io mi sento un po' scarso. Il rapporto dell'arte con lo sport. E un po' cosa lega la pintura allo sport della vela? All'inizio ho detto cosa lega? Niente. Ma dopo, facendo una riflessione, ho capito che ci sono molti legami tra l'arte, la pittura e gli atleti, non tutti, non solo gli atleti, anche le persone che vanno per mare. Un quadro è composto da due cose, dopo c'è la dottoressa che potrà spiegare meglio, è composto dal disegno e dal colore. Tutti sappiamo che c'è nel mondo... c'è la scuola fiorentina che ha insegnato il disegno e poi c'è la scuola veneziana, io tifo, che ha inventato il colore. Ecco, il velista ha unito queste due scuole. Il disegno è la sua imbarcazione, un optimist, un laser o qualsiasi tipo di imbarcazione, qui abbiamo tutti quanti, cioè qualcosa che galleggia e che funziona. E il colore è la natura dove si immerge il velista. Io uso una frase, lo sport della vela è il colore del vento. Perché dico che il vento ha un colore? Perché nel mio immaginario il vento che viene da nord lo vedo con un colore bianco, il vento che viene da est lo vedo con colore blu, da Bora mi dà tanto. Il vento che viene da sud è un colore oro, sabbia, caldo. Il vento che viene da ovest è colore rosso del tramonto. Per cui il velista che batte l'artista pittore non riesce, e non è altro che una persona che collega, dipinge una tela virtuale dove c'è il disegno che è la sua imbarcazione e il colore che è il colore del vento. Per cui io ringrazio gli artisti e mi ringrazio in modo particolare, visto che sono vicepresidente del circolo nautico, tutti i velisti e tutti i ragazzi che imparano a andare a vela, che così imparano un'arte che un po' un domani potrebbe essere veramente, oltre a una tela virtuale, anche una tela vera ad olio. Io mi fermo qui, passo la parola Grazie infinite. Allora io naturalmente do la buongiorno a tutti e benvenuti. Siamo entusiasti di avervi qui oggi per celebrare questo straordinario evento che unisce l'arte e lo sport. Questo evento non è solo un'occasione per ammirare il talento, la creatività, ma per sottolineare l'importanza della cultura e dell'attività fisica nella nostra vita quotidiana. Abbiamo lavorato duramente per organizzare questa giornata speciale e speriamo che possiate apprezzare ogni momento. Avremo l'opportunità di vedere artisti e talento esibirsi e atleti dimostrare la loro abilità e dedizione. Vorrei ringraziare il coordinatore del Portogallo, ragioniere, prego, Giuseppe Guastella.
per il suo prezioso aiuto nell'organizzazione di questo, di ogni aspetto di questo evento. La sua dedizione e il suo supporto sono stati fondamentali per il nostro successo. Desidero ringraziare anche io, appunto, di cuore tutto il circolo nautico, in particolare il presidente Corrado Perini e il vicepresidente Oscar Nalesso per la loro generosa disponibilità di concederci questo meraviglioso spazio per la nostra esposizione, ma perché anche proprio abbiamo fatto in poco tempo, sembrava non si potesse fare, e invece siamo riusciti a fare tutto. Sembrava un miracolo. Perché abbiamo fatto un miracolo. Ok, desidero ringraziare naturalmente di cuore tutte le autorità presenti e tutte le persone che hanno lavorato nel comune, che con il loro prezioso supporto hanno reso possibile la realizzazione di questo evento, e la vostra collaborazione è stata fondamentale per il successo di questa iniziativa. Io ricordo la Cristina Penzo, ricordo, cioè sono onorata di introdurre adesso l'assessore alla cultura Elio Zennaro, vice sindaco, e la cui dedizione e passione per la promozione della cultura nella comunità sono stati ispirazione per tutti noi. Grazie per essere qui con noi oggi. Buongiorno a tutti, io vi porto i saluti dell'amministrazione tutta, in primis del nostro sindaco Mauro Armelao, e faccio i complimenti a Maria Emma e a tutta la Repubblica degli Artisti, a tutte le persone che ha saputo coinvolgere. Ho ammirato molto il tuo spirito di iniziativa. Hai molte idee. Già l'anno scorso ci siamo conosciuti e avevo visto la tua effervescenza, avevo visto questa capacità, questa passione, questa voglia veramente di far cultura e di sposarla con lo sport, proprio per legare mente e corpo, legare terra e acqua. E quindi questa seconda rassegna, questa seconda mostra si è arricchita di eventi, si è arricchita di testimoni che possono portare un ulteriore contributo. E mi è piaciuta molto l'idea di dire coinvolgiamo il circolo nautico. Siamo al suo 75esimo anno di costituzione e quindi va celebrato con Oscar, che tu giustamente Emma hai elogiato, per la capacità proprio di realizzare delle grandi cose anche in poco tempo, anche nelle avversità, da grande uomo di mare, perché ovviamente quando si esce in mare non si sa mai magari come potrebbe evolvere la giornata in mare. Abbiamo molte iniziative, oggi si inizia in questo modo, siamo a fine agosto e ci avviamo verso la fine dell'estate e l'avvio di una nuova stagione, molte le iniziative di cultura, di sport, di istituzioni che saranno coinvolte nei prossimi mesi. Siamo candidati a Capitale Italiana del Libro e quindi lavoreremo anche molto, l'abbiamo fatto in questi ultimi due anni, ma lo faremo ancora anche per raccogliere, per cercare di lasciare delle tracce scritte di tutto quello che stiamo facendo in ambito culturale. L'avevo ventilato in qualche commissione consigliare, il prossimo passo sarà Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea. E quindi tutti voi artisti che oggi siete venuti, chi è esposto, chi magari è venuto a sostegno di amici, di colleghi, sappiate che stiamo come amministrazione proprio monitorando, lavorando e prendendo spunto da tutte le persone competenti e talentuose che abbiamo per cercare di portare Chioggia ad un livello superiore. Grazie a tutti.